Buon Natale a tutti e tanti auguri di prossimo buon anno. Il mio compito ho quasi finito io, perché il compito mio è quello di darvi un saluto di Buon Natale e anche iniziare l'anno nuovo sempre sotto il tema che noi andiamo a sviluppare insieme a questi giovani. Il tema è sempre sull'amore, sulla carità, sulla speranza e sulla pace. Ed è questo l'augurio che noi sacerdoti qui del Santuario dei Padri Mercedari, che quest'anno, 2018, andiamo a celebrare 800 anni dalla fondazione, ed è bene che tutti quanti noi riusciamo a capire e comprendere questo grande avvenimento del nostro ordine, che celebra 800 anni dalla fondazione del nostro ordine. Pietro Nolasco, già più o meno lo conoscete, il nostro fondatore, ha voluto creare questo ordine. Pietro Nolasco è stato un mezzo, possiamo dire, uno strumento nelle mani del Signore per mandare un messaggio molto, molto bello, molto importante, quello dell'amore verso il prossimo. Pietro Nolasco è stato un eroe su questo argomento di saper amare il prossimo. Noi religiosi stiamo continuando questo carisma del nostro fondatore di sapere amare e rispettare il nostro prossimo, per cui cerchiamo di poter partecipare a tutte le manifestazioni che faremo nel 2018, iniziando già dal 17 gennaio, che saremo a Roma, in San Pietro, a celebrare la messa, dove ci sono tutte le altre parrocchie della provincia italiana, qui dell'Italia, e poi il 28 a sera, con la presenza del nostro Vescovo, 28 gennaio, con la presenza del nostro Vescovo, faremo l'apertura dell'anno santo. Faremo solamente qui nel nostro santuario, ed è questo che io volevo comunicarvi, e sperando che, come siamo così numerosi stasera, possiamo anche partecipare a questo grande evento che la comunità dei Padri Mercedari di Carpignano, che siamo qui da più di 100 anni, 1901, sono uno dei nostri sacerdoti, vi posso dire, siamo riusciti a resistere più di 100 anni qui a Carpignano. Ciò che vuol dire che la Madonna vuole questo gesto da noi frati, da noi religiosi, per cui Padre Nicola, Padre Tonino, Fra Pasquale, che è andato sopra adesso perché non ce la faceva più di stare qui in mezzo a noi, Padre Antonio, vi danno questo bel augurio di Buon Natale e di Buon Anno. Domenica prossima celebreremo la festa della famiglia, e dove vogliamo convocare qui sull'altare i coniugi con i propri figli a rinnovare il patto che tanto tempo fa o poco tempo fa avete fatto davanti al sacerdote col vostro matrimonio. Buon divertimento, e vi passo la parola al giovane che sta qui vicino a me. Buonasera a tutti e benvenuti alla prima edizione di Carpignano in Canto. Da un'idea del direttore artistico Luigi Cogliano, quest'anno il tradizionale concerto natalizio del coro del santuario di Carpignano è stato inserito in un progetto più ampio che comprende tutta una serie di manifestazioni ed eventi che per il periodo natalizio sono stati finanziati dalla Regione Campania e cofinanziati dal Comune di Grotta Minarda. Il progetto è stato eseguito in primo piano per la progettazione che per l'esecuzione dall'assessore Virginia Pascucci e con il supporto del sindaco e dell'intera amministrazione comunale. Prima di iniziare il concerto invito l'assessore Virginia Pascucci a spendere due parole.
Un applauso. Ecco a voi, assessore. Buonasera, benvenuti nel nostro magnifico santuario della Madonna di Carpignano. Alberto diceva appunto che questo concerto quest'anno ha uno sponsor, diciamo, ha uno sponsor in quello che è ovviamente l'amministrazione comunale, da me rappresentata in questo momento semplicemente perché il sindaco è impegnato insieme ad altri componenti dell'amministrazione in un'altra inaugurazione a Grotta Minarda, ma a breve sarà qui presente con noi. Incanto qui a Carpignano si inserisce, come diceva Alberto, in un progetto molto più ampio, concerto di Natale, che ci ha permesso di far conoscere la musica e i talenti dell'Irpinia, del nostro territorio, non soltanto, ma anche luoghi bellissimi come questo e le nostre tipicità culinarie. E chiaramente diciamo che l'obiettivo è quello di fare una grossa attività di incoming, quindi di attrazione in queste aree di quelle che sono le persone che ancora non ci conoscono e che quindi non conoscono le nostre bellezze. L'incontro con questo coro per me è stato un incontro particolare, ovviamente molti di voi che mi conoscono sanno e che mi conoscono da bambina sanno che i miei primi anni di vita sono trascorsi qui a Carpignano, per cui il legame che ho con questa comunità è molto forte, anche perché molta dei miei parenti abitano qui e quindi anche Alberto ha scoperto che siamo da poco che siamo legati da un vincolo di parentela. Io vi auguro una buona serata, ovviamente spero che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di eventi che in sinergia con non soltanto con il comune di Grotta Minarda ma anche con gli altri comuni partner di questo progetto possa portare avanti un percorso che invece ci porterà ad un livello più alto di quello di questa sera. I comuni partner sono stati Castelbaronia, Sturno e Bonito. Ci tengo a precisare questa cosa perché è importante la sinergia tra i comuni della nostra Valle dell'Ufita, da soli ormai non si va più da nessuna parte, per cui l'unione fa la forza e questa sera ne è la dimostrazione. Grazie e buon ascolto. Grazie assessore. Il tema principale del Natale è quello della pace, della fratellanza tra i popoli. Quella del Natale è una festa universale che coinvolge direttamente ed indirettamente tutti gli uomini della terra, i bambini per primi, perché sono i più sensibili alla magia del Natale. A Natale regna l'amore, regnano il presepe, l'albero, le famiglie si riuniscono ed infatti la grande famiglia allargata ed estesa su tutto il territorio irpino. Ringraziamo in particolare il direttore artistico dell'intero progetto, Simone Ottaiano, e tutti quelli che hanno reso possibile questa serata. Speriamo di rievocare in voi ricordi e trasmettervi emozioni. Buon ascolto a tutti voi. Oh,
immagino un mondo senza avidità, immagino un mondo di fratellanza, immagino un enorme giro tondo di uomini che intonano una sola parola, pace in terra. If you try.
perché, anche se in realtà lo sto già facendo. Ogni sera dico le preghiere, me le invento, un po' per salutarti e darti la buonanotte, un po' perché ne sento il bisogno. Sai Gesù, qui sulla terra le cose non vanno tanto bene. Intorno a me ci sono persone che soffrono, persone bisognose e tanta, tanta cattiveria. Ogni tanto penso che cosa si può fare per evitare che le persone soffrano. Poi mi viene in mente che l'unico modo per essere felici è pregare te, Gesù. Anche quest'anno sei rinato per noi e anche quest'anno ho visto tante, tante luci colorate addobbare le nostre case. Sai Gesù, abbiamo tanto, tanto bisogno di luci colorate, abbiamo tanto, tanto bisogno di pace. La festa che i bambini amano di più.
canzoni, quelle che ascoltavano i nostri nonni quando erano bambini. Che dite, vogliamo provare a cantarle anche noi? Bye.
Quando Gesù rinasce per noi, la città si ferma e il mondo resta a guardare. Questa è la notte di Natale. Hallelujah.
She tried to her kitchen chair. She broke your crown. Oh.
fare meglio a prestare attenzione, fare meglio a non piangere, fare meglio a non mettere il broncio, perché Babbo Natale sta arrivando in città. Yeah.
Non dalla mandà, è così niente. C'è sta chi soffre qui te e non dice mai niente. Vatta a fare un giro, dinda chi li dica, fritti o scuro. Là c'è stanno tanta gente povera e non parlano, non dicono niente. Stanno in silenzio. Porto rispetto per l'orellata. Rinda ogni casa c'è sta una storia. C'è sta chi ride, chi chiagna, chi spera e chi si dispera. C'è stanno i ricchi, chi le gastano sole e non danno a nessuno. E c'è stanno pure tanta malata e nessuno in pezza. Non dalla mandà. Guardano poco rinda a chi l'occhio e che la mamma, che se l'è già sofferenza. Chi l'occhio vecchio e stanca, sorrussi e chianta. E una preghiera le esce in tuo cuore. Gesù, fammi sta grazia, fa sta buono figlio mio. O Signore buona, e subito si mette all'opera, e le dà forza a pazienza e tirannanza, e le mette in tuo cuore un po' di speranza. Non dalla mandà, non serve a niente. Guardati un po' a rete, c'è sta tanta gente che sta peggio di te e non parla, sta in silenzio. Ah!
Voglio sentire tutto il vostro affetto e il vostro valore per
il coro del santuario di Carpignano. Un forte applauso. Vieni, 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 vieni. Che posso dire? Tiziana Longobardi. Alla voce, solista, Martina Lorisco! C'è anche lui, alla batteria, Pasquale Arena, un forte applauso! Dov'è? Nascosto? No, sta qui. Voglio un forte applauso per la chitarra acustica, Vincenzo Calaviello. Ho fatto apposta, mi trasferisco sempre qui. Un'altra chitarra ritmica ed è Bernardino Ciampi. C'è il basso, Francesco Mercandante. E la chitarra solista, Matteo Lionetti. Io direi di fermare la musica perché è arrivato il momento di fare un forte applauso all'ideatore, al direttore artistico Luigi Cogliano. Allora, voglio lasciare un minuto la parola al direttore artistico Luigi Cogliano perché deve fare dei ringraziamenti. Allora, niente, io voglio ringraziare Pat'Antonio perché ormai sono 13 anni che io sto qui. Dobbiamo fare il matrimonio l'anno prossimo se tutto va bene, anzi, quest'anno se tutto va bene. Lo voglio ringraziare perché mi ha permesso di organizzare qualcosa che ho in mente già da tanto tempo. Noi non siamo professionisti, non siamo il coro della Scala di Milano, ma loro veramente meritano un applauso perché si sono impegnati e mi hanno dato veramente tanto. Io ringrazio Virginia che ha reso possibile far, come si dice, mettere un livello in più a questo concerto. Ci ha dato una mano, ci è stata vicina, ringrazio Simone, il quale ci siamo sentiti praticamente all'inizio anche un 14-15 volte al giorno, però avevo capito che era un ragazzo che voleva fare le cose per bene. Ringrazio i miei amici, i musicisti Bernardino, Vincenzo, Pasquale, Francesco e Matteo. Ringrazio la mia famiglia perché io sono di Carpignano e per me portare questo a Carpignano è un orgoglio. Faccio questo lavoro e mi vedete la prima volta che sono emozionato per aver fatto, io poche volte ho visto la presa così piena. Me ne vado a casa orgoglioso di quello che ho fatto. Grazie per l'amore, grazie ragazzi, ti voglio bene. Facciamo tanti, 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 cari auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti.